I cornetti integrali sono una via di mezzo tra le brioche salate e naturalmente i panini rustici. Quando fatti in casa sono ancora più buoni e sani. Scoprite quindi la mia versione senza burro e senza uova. My Personal Trainer TV ha cambiato location. Vi piace? Scrivetemi un commento qua sotto. Intanto cominciamo subito con la preparazione dei nostri cornetti integrali. Facciamo un preimpasto. In una ciotola ho già setacciato la farina di tipo 1. Aggiungiamo il lievito di birra secco, oppure anche potete utilizzare il lievito di birra fresco se preferite. Aggiungiamo poi metà acqua, quindi 100 ml di acqua tiepida, e poi per attivare i lieviti un cucchiaino di zucchero di canna. Mescoliamo bene con un cucchiaio di legno fino a formare una pastella piuttosto liquida. Vedete l'impasto come deve essere? Piuttosto colloso. Quindi diamo una bella spinta al nostro impasto con questo lievitino. Copriamo ora con pellicola trasparente e lasciamo riposare il tutto in un ambiente tiepido per circa mezz'oretta. Dopo circa mezz'oretta questo è il risultato. Ci dedichiamo ora alla preparazione dell'impasto principale. Ho setacciato la farina di tipo 1 rimanente, ok? Uniamo il lievitino, guardate che bello, l'acqua rimanente sempre tiepida, mi raccomando, perché i lieviti hanno bisogno proprio di una temperatura tiepida, per l'appunto. Uniamo 4 cucchiai di olio extravergine. Ora impastiamo e lontano dal diretto contatto con il lievito aggiungiamo il sale. Impastiamo anche con le mani e ricordatevi di impastare molto a lungo per favorire lo sviluppo del glutine. Ecco la consistenza dell'impasto. Se risulta troppo appiccicoso aggiungete chiaramente un pochettino di farina. Ora risistemiamo la nostra pallina d'impasto all'interno della ciotola e copriamo con pellicola trasparente. Lasciamo poi lievitare ancora una volta anche per 4-5 ore, fino a quando l'impasto risulta bello gonfio e soffice. Dopo circa 4 ore questo è il risultato. Voilà! Ora rovesciamo l'impasto su un foglio di carta forno, magari prima possiamo metterci un pochettino di farina. Un po' di farina sopra e poi stendiamo un pochettino l'impasto con le mani e se necessario utilizziamo anche il mattarello. Mi raccomando, non stendete l'impasto troppo sottile. Ora prendiamo una lama, una rotellina, e tagliamo l'impasto in 8 spicchi. Ne ho già preparato uno. Guardate, è facilissimo. Dalla base cominciamo ad arrotolare, così, perfetto. E ora i due cornetti verso di noi. E voilà! Continuiamo in questo modo fino ad esaurire tutto l'impasto. Avete visto che carini e anche facilissimi da preparare, ma non è ancora finita. Per renderli ancora più belli li possiamo spennellare con un po' d'acqua che funge da collante e ci mettiamo sopra anche un po' di semi misti, come ad esempio semi di lino oppure semi di zucca, quelli che vi piacciono di più. Ultimo step prima della cottura, lasciateli lievitare per circa un'oretta fino a quando raddoppieranno di volume. I cornetti salati integrali sono un'ottima alternativa golosissima al pane, vedete io ne vado pazza, ne ho fatti davvero un sacco. Si possono farcire con verdure grigliate oppure con del formaggio, quello che vi piace di più. Guardate la consistenza, sono perfetti. E adesso l'assaggio. Provateli, buonissimi!